Sono punti sempre più pesanti quelli messi in palio nel campionato di Serie D, nel quale si fa serrata la lotta in tutte le zone della classifica. Il clou della domenica è a Matelica, dove la Vispesaro, seconda della classe, prova a riaprire il campionato. Per farlo, un solo risultato a disposizione, la vittoria, per accorciare il distacco a 4 punti dalla capolista allenata da Luca Tiozzo. In chiave abruzzese, unico derby all'Aragona tra la Vastese e il San Nicolò. Entrambe vogliose di riscatto, poiché sconfitte la scorsa domenica. Il San Nicolò farà leva sul rientro del centravanti Moretti per tentare il colpaccio all'Aragona, dopo che la classifica è tornata a farsi preoccupante. La Vastese deve respingere l'assalto al terzo posto dell'Avezzano. Partite da ex per il centrocampista Stivaletta, il DS Micciola. L'allenatore Colavitto sarà privo di Maronilli, squalificato, ma recupera Leonetti e De Feo e deve risolvere il ballottaggio in avanti tra Tedesco, altro ex, e Bittaie. Ragazzi, ho detto proprio questo, di approcciare le partite con più concentrazione, di far risultare l'episodio negativo in positivo, perché al di là di tutto comunque ti posso dire che le prestazioni ci sono. Ciò che sta mancando è appunto il dio risultato, che non in questo 2018 stiamo facendo fatica ad ottenere. Cancellare subito la scialba prestazione di Sulmona, è questo l'obiettivo dell'Avezzano, che al De Marsi riceverà alle ore 15 la San Giustese in uno scontro diretto vero e proprio in chiave playoff, anche se i marchigiani nelle ultime giornate si sono staccati e i biancoverdi potrebbero dare un colpo di grazia alle velleità di rimonta della San Giustese. Il tecnico Giampaolo riavrà Pellecchia, mentre Bisegna giocherà al posto dell'acciaccato Cerone. La San Giustese è una delle squadre che gioca meglio al calcio in questo girone. È una squadra che abbiamo affrontato all'andata, abbiamo battuto, ma è uscita fuori una partita veramente di qualità. Affronteremo sicuramente una squadra che concepisce il calcio come lo concepiamo noi, cioè un calcio propositivo, un calcio offensivo, e sono convinto che domenica sarà una partita anche questa molto interessante. 3 punti d'obbligo per l'Aquila, che al Gran Sasso d'Italia Italo a Concia riceverà il Fabriano Cerreto dell'ex Ibojo, che ha indossato la maglia rosso-blu fino a dicembre prima di trasferirsi in terra marchigiana. Fabriano terz'ultimo in classifica, ma da non sottovalutare dagli uomini di Battistini, che continuano a inseguire la zona playoff, distante appena 3 lunghezze. Gara molto delicata a Pineto, le ultime 3 sconfitte consecutive hanno depresso l'ambiente. Con la Jesina, domani al Mariani Pavone serve una inversione. A Pesaro la squadra ha fatto una buona gara, ma ora sono necessari i punti per impedire che la classifica si faccia preoccupante e la panchina di Amaulo non vacilli ancora di più. Nerostellati in trasferta a Recanati. Per il Francavilla si apre una settimana fondamentale. Tra i 2 impegni domenicali ci sarà il recupero di mercoledì a Castel di Lama col Monticelli. Il tecnico iervese presenta così il match di domani sul campo del Castelfidardo, quinta forza del campionato e con un percorso netto vincente nel girone di ritorno. Per noi può diventare una partita, non dico determinante, ma sicuramente una partita dove, se vogliamo rimanere attaccati al discorso playoff, dobbiamo e vogliamo assolutamente vincerla. Quindi conosciamo bene la squadra, il Castelfidardo, conosciamo i pregi e i difetti, e penso che ci siamo preparati molto bene, quindi siamo pronti per fare una partita importante, perché è una partita come tante di questo girone, perché sono tutte difficili, però in questo momento per noi può essere motivo per continuare a credere nei playoff.